Carissimi, ma soprattutto carissime, bentornati qui su 80 Passioni. Siamo a Chattanooga, città del Tennessee, che sorge appunto sul fiume omonimo Tennessee, al confine tra la Georgia e l'Alabama. Situato in una posizione strategica, originariamente fu insediamento indiano e si pensa che l'etimologia e il significato della parola Chattanooga significhi montagna che finisce a punta. È una cittadina di appena 180.000 abitanti, ma un luogo strategico se volete fuggire da Atlanta e poi decidere eventualmente o andare verso sinistra, direzione Memphis, oppure verso destra, dove si aprono nuovi orizzonti. Come vi dicevo, inizialmente è una cittadina sulla quale ho letto cose interessanti. Qui ci troviamo nella zona di Market Avenue, credo che sia il distretto artistico, e quello alle mie spalle è il ponte che andremo a percorrere per arrivare nella zona caratterizzata dalla presenza di teatri, ristoranti, bar e anche credo ci sia addirittura un albergo che è stato ricavato da una vera e propria ferrovia, ha una forma abbastanza particolare. Ci sono 27 gradi, anche se il cielo è un pochettino nuvoloso, un po' più fresco rispetto a quando siamo partiti dalla Florida e anche ad Atlanta. E niente, che ore sono? Sono le 4 meno un quarto di pomeriggio. Credo che forse un gelatino vada benissimo per darci la carica giusta. Dopodiché stasera ceneremo. Devo dire, adoro già subito al primo impatto l'accento del Tennessee, come gli americani parlano l'inglese con il loro accento molto particolare. E poi questa è una terra famosa per il cosiddetto barbecue, quindi mi aspetto di pregustare della buona carne, non lo so, mi farò consigliare dagli chef, dalle persone del luogo, come meglio assaporarla. Con questo è tutto, rimanete sintonizzati fino alla fine del video, fatemi sapere la vostra nei commenti, io adesso mi avvio su questo meraviglioso ponte alle mie spalle.